quiet the heat and ration all food and water. Ciclismo femminile sulle strade della nostra provincia, per la terza volta in questo 2015. Presente sulla linea di partenza anche la neocampionessa italiana Aurora Mantovani, per la categoria esordienti primo anno. Titolo conquistato il giorno 11 luglio sulle strade di Darfo Bario Terme, dopo un bel assolo nel finale di gara. Ricordiamo che la gara di Nuvolento è anche prova unica per l'assegnazione del titolo provinciale di categoria. Ciclismo femminile, dicevamo, sulle nostre strade grazie all'impegno organizzativo della formazione Nuvolento, che proprio tra le mura del proprio comune ha voluto fortemente organizzare questo primo trofeo carriera podium. 37 km in programma, con una breve ma insidiosa asperità nella parte centrale del circuito, da ripetere 5 volte. Sono le difficoltà tecniche che queste nostre giovani atlete dovranno superare. Giornata estiva e temperatura intorno ai 35 gradi non hanno certo scoraggiato una cinquantina di temerari esordienti, che hanno cercato di ben figurare e di opporsi in tutti i modi alla prevedibile superiorità tecnica dimostrata nel corso dell'intera stagione dalla portacolori locale Gaia Masetti, team Nuvolento appunto, già terza nei recenti campionati italiani e con ben 7 vittorie su strada nel corso di questo breve inizio di stagione. I 37 km del tracciato, percorsi in un tempo pari a 1:06 primi, hanno fatto calcolare una media finale di 33,636 km/h. Proprio lo strappo di Sant'Andrea ha permesso alla giovane promessa del ciclismo femminile di allungare sulle avversarie, per poi proseguire senza timore fino a raggiungere un vantaggio superiore al minuto primo. Sulle avversarie che in verità hanno ben presto tirato i remi in barca e nulla hanno potuto fare per contenere la rabbia agonistica della Masetti, che procede in perfetta solitudine. La ricordiamo comunque vincitrice nel corso della stagione anche nella bella gara organizzata a Bedizzole, così come ha saputo primeggiare nel secondo trofeo Midas Macherio la settimana precedente alla giornata rosa azzurra di Bazzoli Virgilio. Nel suo palmarès anche il terzo trofeo Pastigom, trofeo Alberto Coffani, trofeo Prugno Fiorito, quarto trofeo Ernesto Cavalli Camice. Chilometro dopo chilometro il vantaggio si consolida quasi a voler evidenziare la delusione per il terzo posto che le calzava un po' stretto nella gara tricolore. Ma si sa, il ciclismo è bello anche per questo. Gioie e delusioni, un'altalena di emozioni che rafforza nel carattere i giovani atleti e che in un prossimo futuro consolideranno il carattere di ognuno. Eccola la giovane Gaia Masetti nei metri conclusivi della prova di Nuvolento. Lo ricordiamo, il primo trofeo carriera podium. Vantaggio ormai salito a 2 minuti circa e applausi di tifosi e amici presenti tutti per lei. A metà gara hai deciso di accelerare, non hai trovato collaborazione, te ne sei andata da sola. Vantaggio che giro dopo giro è andato salendo fino a farti vincere davvero con un distacco importante. Sì, a metà gara sono scattata, sono riuscita ad andare via da sola e ho insistito e ce l'ho fatta. Sul traguardo hai fatto 8 con le dita, aiutandoti ovviamente con la seconda mano. Tante sono le affermazioni in questo tuo 2015 che peraltro non è ancora finito. No, punterò ad altre gare come la Coppa di Sera e Ghisalvo. Leggiamo ora l'ordine d'arrivo, partendo dalla 10ª posizione di Giulia Felice della Busto Garolfo, 9ª Martina Bufalini del Team San Vincenzo, 8ª Cristina Tonetti della Costa Masnaga, 7ª Vanessa Larivei della Ciclistica Rostese, 6º posto per Rachele Bonzanini del Team Nuvolento, campionessa provinciale esordienti, 5ª posizione per Giulia Luciani della Nuovi Orizzonti, 4ª Giada Geroli della Busto Garolfo, 3º gradino del podio per Sonia Rossetti della Orinese, 2ª Ludovica Molinari sempre della stessa formazione e vincitrice Gaia Masetti del Team Nuvolento Carrera. Rachele Bonzanini, Team Nuvolento, nella gara della tua formazione vinta dalla tua compagna Gaia Masetti hai conquistato il titolo di campionessa provinciale, una bella soddisfazione. Sì, una bella soddisfazione, il 10º titolo provinciale
e sono molto felice.